questo nuovo video. Quindi è giunta finalmente l'ora di annunciarvi che ho cambiato la disposizione delle foto sul muro e sono davvero molto molto fiera di questa cosa. Ci ho messo una giornata intera, ma direi che ne è davvero valsa la pena. Comunque questo è un video in collaborazione con Giulia, che ormai tutti conoscerete. Comunque vi lascio il link per il suo video e per il suo canale in descrizione, quindi se ancora non la seguite, cosa impossibile, però se non la seguite dovete assolutamente andare a iscrivervi al suo canale. Prima di iniziare con il video voglio subito dire una cosa: se volete commentare qualcosa del tipo "castrare i cavalli è crudele", "sei una cattiva persona, non vuoi bene al tuo cavallo", "mio cavallo, mia decisione", potete anche non sprecare il vostro tempo per commentare queste cose. Non è una discussione che voglio affrontare e il vostro commento verrà ignorato. Detto questo, possiamo finalmente iniziare con il video. E avete letto bene? Sì, ho finalmente castrato Tito. È una cosa che volevo fare da davvero tantissimo tempo, però purtroppo ci sono state certe situazioni, sono successe certe cose e non sono riuscita. Però appena ho visto l'opportunità, l'ho subito colta, ho detto ok, chiamiamo il veterinario e facciamo questa cosa. Quindi il 5 febbraio alle 8 è venuto il veterinario e abbiamo finalmente castrato Tito. E vi chiederete perché fare un video in collaborazione con Giulia per la castrazione del cavallo? Semplicemente perché abbiamo deciso di castrare entrambi i nostri puledri e casualmente l'abbiamo fatto lo stesso giorno alla stessa ora, e questa è una cosa davvero assurda. Volevo assolutamente fare questa cosa prima di riprenderlo in mano e di cominciare a lavorarlo anche da sella, perché questo è un cavallo che mi terrò per tutta la vita e voglio poterci lavorare e stare semplicemente con lui in serenità. Quindi appunto quella mattina è venuto il veterinario, ha operato e subito dopo è dovuto restare legato nel box perché non si poteva sdraiare né niente. Poi dopo la sera l'ho liberato e siamo andati a controllarlo un po' di volte. Ha dovuto fare delle medicazioni, inoltre prendeva il bute una volta al giorno. La mattina successiva ho dovuto farlo camminare una ventina di minuti e vi dico che non è stata una cosa semplice, soprattutto il pomeriggio. Pensavo peggio la mattina, in realtà è uscito tutto il pomeriggio e devo ammettere che sono stati 2 giorni un po' difficili. Quindi la castrazione, o meglio il periodo successivo, non è stato proprio come me lo immaginavo. Pensavo sarebbe stato un po' più facile e soprattutto meno stressante. E appunto, come vi ho detto, ha iniziato a darmi dei problemi e niente, quindi spero solo di riuscire a riprendermi e ricominciare a lavorarlo seriamente. Adesso comunque vi lascerò delle clip che ho fatto nei giorni successivi alla castrazione. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi piaccia il vlog. Se è così, non dimenticatevi di lasciare un pollice in su, lasciare un commento e iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, e adesso vi lascio al vlog. Thank you.
Te l'ho detto che secondo me... Però quasi. Ancora un po'. Tito? Ancora un po'. Non mi mordere, eh? Tito? Tito? Bravo! Bravo!
e galop. Bravo. Bravo. Giù, 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 giù. Dai. Prova, giù. Giù, giù. Bravissimo. Tratto. Bravo. Super. 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 Trot, trot, trot. Super. E passo. Passo, bravo. E oh. Oh. Bravo. Ni ni ni.